Emozioni, sogni, sentimenti non sono mai mancati negli oltre 100 anni di storia della nazionale. Basta una lettera dell'alfabeto per evocare innumerevoli ricordi in tutti i tifosi italiani. Lettera Q come 4, il numero di mondiali vinti dall'Italia. I primi due li conquistano consecutivamente gli invincibili di Vittorio Pozzo nel 1934 a Roma e nel 1938 a Parigi. Per alzare ancora la coppa, gli azzurri devono poi attendere ben 44 anni. La nazionale di Enzo Bearzot si impone in Spagna nel 1982. La quarta stella, infine, porta la firma di Marcello Lippi. Nel 2006 a Berlino sono i rigori a premiare l'Italia in finale con la Francia. Il terzo dei quattro titoli è immortalato emblematicamente in un quadro di Renato Guttuso. Il celebre pittore siciliano dipinge il dettaglio delle mani di Dino Zoff che alzano la Coppa del Mondo al cielo azzurro di Madrid. Immagine riprodotta poi sul francobollo celebrativo da 1000 lire. Una storia vincente, quella della nazionale italiana che tocca quota 400 nel 2013. La gara dello Juventus Stadium contro la Repubblica Ceca, che sancisce l'accesso ai mondiali brasiliani con due turni d'anticipo, è infatti la vittoria numero 400 della storia azzurra. Un tetto sfondato poi proprio a Manaus, con il successo sull'Inghilterra. Oltre 100 di queste vittorie sono arrivate dalle qualificazioni ad europei e mondiali. Sono soprattutto queste ultime ad aver dato maggiori soddisfazioni. Dal 1934 al 2013 la nazionale azzurra disputa 97 gare di qualificazione ai mondiali vincendone 67. Sono invece 57 le vittorie nelle qualificazioni agli europei, a fronte di 98 partite giocate. Una di queste porta la firma di Fabio Quagliarella, l'unico giocatore nella storia della nazionale il cui cognome inizia con la lettera Q. Al suo esordio da titolare, l'attaccante campano decide con una doppietta il match con la Lituania a Kaunas. Tra il 2008 e il 2010, Quagliarella prende parte ad un europeo, una Confederations Cup ed un mondiale. Chiudiamo con la Q di Quaterna. Sei calciatori azzurri in grado di realizzare 4 gol in una partita. Carlo Biagi e Francesco Pernigo alle Olimpiadi del 36 e del 48. Omar Sivori nel 61 contro Israele. Alberto Orlando un anno dopo con la Turchia. Gigi Riva nel 73 contro Lussemburgo. E Roberto Bettega nel 77 con la Finlandia. Questi sono i nostri ricordi azzurri legati alla lettera Q. A voi invece cosa fa venire in mente?